Ciao, sta iniziando la settimana santa e siamo ancora in quarantena. Il desiderio di incontrarci e di abbracciarci è sempre più intenso, però dobbiamo resistere e trovare altri modi per restare vicini. Tante parrocchie e unità pastorali si sono organizzate e si stanno organizzando per trovare modi per restare in contatto. E anche oggi che la Pasqua e le celebrazioni si stanno avvicinando, dobbiamo imparare a viverle in maniera diversa, imparare a viverle dentro, dentro casa, dentro la famiglia, dentro i nostri legami, le nostre relazioni. È giunta l'ora, è giunto il momento di essere i protagonisti del nostro tempo. In questo tempo difficile che stiamo vivendo, devi trovare nuove modalità per essere protagonista. Allora, ad esempio, avvicinandosi la Pasqua, potresti proporre una preghiera, un momento di riflessione ai tuoi genitori, alla tua famiglia o ai tuoi amici, magari tramite una videochiamata tutti assieme. Forse non è una cosa che sei abituato a fare e per questo può sembrarti difficile o improbabile, ma questo tempo è una sfida e con questo video vorremmo suggerirti qualcosa da cui partire. Delle schede molto semplici e concrete preparate dalla diocesi per accompagnarti in questo triduo. Grazie alle indicazioni del sussidio, casa tua potrà diventare una piccola chiesa domestica, utilizzando quei segni, quei piccoli segni che richiamano i simboli della liturgia e che tu potrai curare. Ad esempio, in questa Domenica delle Palme, la diocesi ci suggerisce un bel gesto. Potreste trovarvi in famiglia con un ramoscello d'olivo a testa e dopo la lettura proposta ognuno potrebbe portarlo simbolicamente in una stanza della casa. E perché no? Per rendere più personale questo momento di preghiera condiviso con la famiglia e con gli amici, potresti scegliere un'immagine o una canzone, una musica che puoi abbinare alla parola e al simbolo della giornata. Diventa importante fissare un appuntamento con la tua famiglia o con chi vivi per decidere insieme un momento da dedicare alla preghiera, preparando l'ambiente in un luogo della casa o con un segno sulla vostra tavola, che potrebbe essere lasciato tutto il giorno per ricordarci di ciò che celebriamo in questi giorni santi. Questo originale momento di preghiera segnerà la storia della tua famiglia, ma solo se avrai il coraggio di viverlo da protagonista. E poi non è finita qui, trova il tempo di raccontare questa tua esperienza ai tuoi amici o alle tue comunità di riferimento, perché la gioia, quando è condivisa, si moltiplica.